Oggi credo che dall'inizio sia stata la prima volta che abbiamo potuto schierare quasi tutti gli effettivi, quindi avevamo anche qualche ragazzo in panchina, avevamo i cambi, la squadra secondo me si è mossa bene. Diciamo che abbiamo assorbito bene la sconfitta di domenica scorsa, c'è stata una buonissima reazione. I ragazzi hanno lavorato benissimo durante la settimana e questo deve essere, diciamo, per loro uno sprone in più perché secondo me quando si alzano di molto l'attenzione e la concentrazione, poi dopo il risultato Era una vittoria che ci voleva per mille motivi, parte. tanto per il morale e poi perché lasci dietro mezzo corona, non lasci Sì, la decisamente. partita era delicatissima perché effettivamente era uno scontro. Perdere avrebbe significato rimettere tutto in gioco, così sicuramente non abbiamo, non è che il campionato finisce adesso, però possiamo sicuramente giocare con, ma Un po' più di tranquillità. diciamo con un po' più di tranquillità, con un po' più di convinzione nei nostri mezzi, sapendo che se, come dicevo prima, facciamo certe cose, poi insomma in campo possiamo dire la nostra contro tutti. Io ho trovato i giocatori oggi decisamente migliorati rispetto alle molte volte previsti. Palazzo su tutti, credo che secondo me ha fatto una bella partita. Forino ha fatto una grande partita. Adesso In generale la prestazione è stata buona da parte di tutti, è chiaro perché che sennò. tu devi parlare in generale, io parlo dei No, singoli, e ma poi anche io faticato, l'ho visto meglio di altre volte, hanno insomma. fatto, diciamo, tutti bene dalla loro parte. La squadra è stata bene in campo, abbiamo corso un rischio su una traversa, una situazione Sì, un po', però credo un che fagiolo fermo già. sì, No, credo che non comunque quello dopo, certo. abbiamo creato, mi sembra, 6-7 palle da gol nitidi, insomma. Io mi auguro che continuiamo su così. Non C'è qualcosa sul mercato lo so perché ci sono un po' di situazioni, qualche situazione così che vogliamo capire o no? Qualcuno può bene. cedere? No, vediamo un attimino. Io qui a Valenza ci sono. Cioè, la Valenzana presuppone che tu devi avere sempre. Per giocare altissime motivazioni, devi avere voglia di essere qua. Se per qualche motivo qualcuno, diciamo, ci Questo sono per delle richieste, però, insomma, ce ne prende atto e si vede un pochettino. Adesso io, francamente, cose di precise non ne so, però questo è il momento anche adatto, quindi non si può dare per scontato niente, secondo devo farvi da mio, non so, ma no, me. No! Se vuoi io se vuoi posso no, 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 dirti intanto sì, no, io francamente non lo so. no, vabbè, ma Io quello che ho sempre certo. chiesto col presidente e che spero che mi accontenti è qualche giocatore per avere la rosa un pochettino più ampia, perché la dimostrazione anche Sì. oggi c'è, cioè se tu hai la possibilità di non essere sempre in sofferenza e avere sempre i giocatori contati per Senti, il infortunio. portiere oggi non l'abbiamo visto. Il portiere secondo me ha fatto una partita come doveva fare, attento, ordinato, non ha sbagliato niente, ha dato sicurezza al È reparto. forte? Secondo me è un ragazzo che l'abbiamo provato in un paio di settimane e è piaciuto, e per questo l'abbiamo tesserato e per questo mi si importa oggi. Ok. A posto?